Siamo in Islanda, prati fioriti e ovini al pascolo. Nelle vicinanze cavalli e renne allo stato brado. Questo territorio è straordinariamente variegato. Molte sono le piccole cascate, ma nelle vallate dal profilo adù scorre tanta acqua che talora forma piccoli laghi. Le coste sono ricche di insenature. I profondi fiordi vengono alimentati dall'acqua che impetuosa scende dalle montagne. Ovini neri contrastano col bianco delle chiazze di neve sui monti. La morfologia del territorio islandese ha subito importanti modifiche durante le ultime glaciazioni. Per questo è ricco di cascate travolgenti che con l'acqua nebulizzata conferiscono un fascino particolare al paesaggio. Qui fa da contrappunto il tocco dolce di animali acquatici e fiori di campo. Lupini in fiore, prati variopinti, cavalli con criniere al vento, la natura in simbiosi con la vita. In un'area di 103.000 chilometri quadrati vivono circa 367.000 abitanti. E qui i leoni marini si riposano. L'Islanda è uno dei paesi sui quali la deforestazione di massa ha ottenuto gli effetti più devastanti. Molti però sono i volatili che qui intrecciano voli ed albergano. Gran parte del territorio presenta una superficie formata da rocce di origine vulcanica, prevalentemente basaltiche. Data l'abbondanza dei ghiacciai, sono molti i fiumi alimentati dall'acqua derivante dallo scioglimento degli stessi nella stagione estiva. Una figura naturale sembra osservare incuriosita la cascata Skógafoss.
Questi suggestivi salti di acqua seguono i dislivelli del terreno. In un ambiente equiparabile a quello descritto nelle fiabe. Dopo questi spettacolari salti, i fiumi islandesi sono in parte molto noti, ma nessuno di essi è navigabile. Questo stato insulare nell'Atlantico settentrionale sta tra il 63° grado latitudine nord ed il circolo polare artico. Per questo vediamo ghiacci che in estate si sciolgono. E a valle i corsi d'acqua sono ricchi di salmoni che risalgono la corrente. Geologicamente parlando, l'Islanda è un'isola giovanissima. Infatti è una delle terre di più recente formazione di tutto il pianeta. Vi sono 30 vulcani attivi, ma anche sorgenti termali, fumarole, vulcani spenti. Spettacolari spruzzi di acqua calda, i geysers. 125.000 persone abitano la capitale più settentrionale del mondo, Reykjavik. E qui una nave stilizzata in un tramonto senza fine.